Ciao! Allora, oggi vi dedico un po' postazione diversa davanti al mio lettone perché ho prodotto. Pongo stai giù. Perché ho prodotto un po' di cosine. Faccio. Allora, mi stai facendo male, ti spacco la faccia. Adesso fa il cretino. Allora, ve le volevo andare a mostrare. Io mi sposto e ve le mostro con Pongo che fa l'asino con Perluzza in calore. Lui è molto, 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 molto molesto. Molto, molto molesto. Molto, molto molesto. Andiamo a vedere. Allora. Vabbè, se riesco vi avvicino perché sennò vedete una fava. Così vedete solo il mio pongacchio, cacchio, cacchio. Ecco, guarda come sei bello, Pongo. Allora, vabbè, cosa ve lo dico a fare? I primi due ve li avevo già fatti vedere. Questo qua, che era il primo. E questo qua, che era il secondo. Puoi smettere di fare l'efficiente? Sto girando un video. Ti pare che devi far così? Aia, mi graffi, fai male, brutto. Ti do una sberla. Ah, sei scemo? Poi. Scusate, intervento di Pongazzo. Allora, ho fatto quelli per me e l'orso. Ve ne tiro in qua uno perché due non c'è. Ci vuole. Devo smontare tutto il letto. Così. Lo vedete? Non vedete una fava? Aspettate. Vabbè, fatto così. Adesso lo metto su in piedi sul letto così lo vedete. Allora, e fatto così. Si vede un po' di più? Sì, perché avevo fatto questo qua, che è la bordatura del letto, perché volevo cambiare. Adesso mi sono invasata col patchwork, farò a casa mia, che è tutto un patchwork. Scusate se adesso rimetto la copertina, comunque queste sono le cose che ho fatto al patchwork. Ho messo la copertina perché c'è Perla che è ancora in calore, ci ha avuto visto andare a dormire sul cuscino e noi vorremmo evitare di dormire con le sue mestruazioni in testa. Detto in poche parole. Comunque, quello l'ho fatto con... questo l'avevo fatto con... Come avevo già detto, con dell'imbottitura un po' più spessa. Questo l'avevo fatto con l'indurente per le borse. Quelli là no, li ho fatti con un'imbottitura che avevo comprato da Amazon. Fine, niente di trascendentale. Adesso ho comprato delle altre imbottiture, ma vi dirò che imbottitura ho preso, perché sono una pazza invasata. Praticamente ho preso, fatta dai cinesi, ho comprato un coprimaterasso. Perché mi sono accorta che sono fatti di vata sintetica, va benissimo per fare le imbottiture. Oggi ho preparato altri due pezzi di stoffa. C'è altri ritagli di stoffa perché devo iniziare a fare i cuscini. Mi prude la faccia, scusate, ma guardate che mi prude la faccia. Mi prude la faccia. Io non sto bene, vabbè. Sorvolando che sono cicolabile, vabbè. Devo fare gli altri due cuscini. Perché noi abbiamo due cuscini normali e uno quadrato sul letto. Io adoro dormire con tanti cuscini sotto la testa, quindi. Voglio fare anche. Adesso non so se la trapuntina quella stretta, come, non so come si chiama, da mettere in fondo al letto. E se no farò direttamente la trapunta per tutto il letto. Voglio fare anche quella. Quindi ho un paio di idee in testa. Sto lasciando un po' indietro le borse al momento, ma mi metterò sicuramente lì anche a far quello. Perché come tutto dopo un po' mi stomaca. Deve arrivarmi della roba da tessuti.com, deve arrivarmi della stoffa che ho. Da AliExpress, deve arrivarmi della roba e io non riesco a fare niente. L'unica cosa, per fortuna, ieri mi sono arrivati gli aghi e il cutter perché il mio non tagliava più. Questo bubone lo odio. Finiti i giorni della Marchesa, se ne andrà anche lui. E niente, adesso sono in modalità patchwork. Forse ancora, sì, dovrei ancora riuscire a farmi un video di borse che ho fatto perché qualcosina non vi avevo recensito, non ve l'avevo fatta vedere e quindi sicuramente ve l'andrò a mostrare. Devo solo ricordarmi dove le ho messe. Secondo me comunque potete provare a fare il patchwork, non penso che sia così difficile. Ci va un po' di pazienza, ci vanno gli attrezzi giusti, ci va una macchina da cucire e io penso che il mese prossimo comprerò quella nuova, se non già questo. Un po' di pazienza, un po' di buona volontà. Comunque su YouTube trovate quasi tutti i tutorial, quindi non è neanche così, non è neanche così difficile capire. E comunque anche se li guardate in inglese. Non li guardo in francese perché parlo francese, ma ne ho guardati qualcuno anche in inglese. Fidatevi che si capisce benissimo perché se vi fanno vedere, rubate con gli occhi. Io di inglese non capisco una fava, eppure ho capito perché comunque dalle immagini dico,
ti fanno chiaramente, scusate, capire che chiunque lo può fare. E niente, queste erano le ultime creazioni al patchwork. Appena ne avrò altre, sicuramente ve le mostrerò. E vi auguro una buona giornata. Ciao!